Ciao a tutti, nella videoricetta di oggi voglio andare a preparare un pane bianco agli aromi. Quindi cosa prendiamo? 500 g di farina 00, ci aggiungiamo 280 ml di acqua, un cucchiaino di sale, un cucchiaino di zucchero, 5 g di lievito secco, se avete quello fresco ce ne va un cubetto. Iniziamo a mescolare, anzi mettiamoci anche già 4 cucchiai di olio che va a piacere, se extravergine o di oliva. Se volete un gusto un pochettino più deciso, mettete l'extravergine. Iniziamo a mescolare qua. E ci aggiungiamo le nostre spezie. Io ho fatto un misto di spezie, ho messo delle erbette miste, un pochettino di aglio, poco poco l'ho utilizzato, e del prezzemolo. È anche molto buono solo con il rosmarino secco, però io non ne avevo, quindi ho messo le spezie che avevo. Le metto all'interno. Iniziamo a lavorare con le mani. Questo impasto qua, a differenza del classico pane, è meglio farlo proprio a mano, è proprio ideale farlo a mano perché si amalgamano meglio le spezie con il restante dell'impasto. Quindi mischiamo a mano e andiamo a lavorare per 8-10 minuti a mano. Ecco qua il nostro impasto, si vedono bene tutte le spezie aromatizzate per tutto l'impasto. Adesso andiamo a metterlo nel nostro contenitore, ci facciamo un'incisione X bella profonda, in questo modo qua, andiamo a coprire e lasciamo riposare per almeno 2 ore. Ecco qua il nostro impasto lievitato, raddoppiato di volume. Adesso andiamo a farci di nuovo una velocissima lavorazione in modo da creare un rotolino dal quale ricaveremo le nostre pagnottine. Facciamo così. È morbidissimo, un impasto veramente veramente morbido. Questo sarebbe il pane bianco, è un impasto più morbido che il pane classico, come impasto di lavorazione proprio. Andiamo a crearci le nostre pagnottine. Ne escono 6 e andiamo a fare questo lavoro qua. Vi faccio vedere così, metto qua, vi faccio vedere. Ecco qua le nostre pagnottine, si trova il modo dove si vede bene, così, e andiamo a metterle nella nostra teglia con la carta da forno. E una volta fatte tutte le facciamo ancora riposare 1 ora, ben coperte. E con le nostre pagnottine abbiamo ancora riposato 1 ora. Adesso andiamo con un pennellino e un po' d'acqua a spennellare la superficie delle nostre pagnottine. Arrivo, Eleo, che fa in modo che durante la cottura non bruci subito la parte sopra, li mantiene un po' di umidità e gli dà il modo di cuocere bene uniformemente. Andiamo a spennellarle tutte e andiamo a cuocerle in forno a 175-180 gradi per una ventina di minuti. Ecco qua le nostre pagnottine uscite dal forno, hanno un profumo che è spettacolare, sono veramente profumatissime. Ecco qua. Adesso le copriamo e le lasciamo raffreddare dolcemente, sempre ben coperte. Provateci, fatemi sapere se vi è venuto buono e alla prossima videoricetta.